dire che di più belli non ce n'è, perché è speciale proprio come te. Agisce sotto il cielo blu, perché ha la voglia che hai tu di fare sempre un po' di più. Ciambo, ciambo. Chissà se un giorno regnerà su tutta l'Africa. È molto in gamba e candido, sa quando dire sì o no, si muove con grandezza d'animo. Così malgrado la sua età, combatte per la libertà, con forza e con vitalità. L'oscurità e la foschia non gli fan perdere la via, si orienta ovunque sia. Ha tanta grinta e volontà, è proprio uguale al suo papà. Nella parte del continente africano in cui si trova la giungla di Kimba, si è aperta la stagione delle piogge. Ma raramente si è visto un acquazzone così impetuoso come quello che si sta abbattendo quest'oggi sulla foresta. Parecchi fiumi sono straripati e si sono riversati nella savana, trascinando con sé tutto quello che trovavano sulla loro strada. Una serie impressionante di lampi rischiara il cielo plumbeo, mentre un vento furioso scuote i giganteschi alberi della giungla fino a sradicarli quasi dal suolo. La furia degli elementi non accenna a placarsi, anzi, più passa il tempo, più la pioggia e il vento crescono. Ormai, i poveri animali della foresta sono al limite della sopportazione. Non è un'impresa facile correre con quel vento, ma in un modo o nell'altro Kimba riesce a condurre tutti i suoi amici in una piccola grotta, dove possono aspettare all'asciutto che quel terribile temporale si placi. Il peggio è passato. Il sole splende sulla giungla, facendo brillare la vegetazione ancora intrisa d'acqua. È tornato il sole! Ehi ragazzi, il temporale è passato! Oh, finalmente! Però! Aiuto, Kimba! Vieni presto, Tom è in pericolo! Pasticcione! Tom! Il corvo lo sta risucchiando! Oh, che disdetta! E io che pensavo che tutti gli animali fossero riusciti a mettersi in salvo durante il temporale! Kimba è senza parole. La sua missione di salvataggio non ha avuto successo. Secondo me c'è sotto lo zampino di Yuki l'ippopotamo. Cosa? Ha ragione, deve essere tutta opera sua. Yuki? Ecco che cosa si rischia a sfidare il grande Yuki. Allora ammetti che è stata tutta colpa tua quello che è successo al piccolo Tom. Se vuoi la risposta chiedi un po' in giro.
Io? Dormicchio un po'. No, tu svegliami quando avrai deciso quale condanna infliggermi. Che faccio no, forte! Non ci sono proprio le bisogna dargli una lezione. Silenzio in aula, il verdetto sta per essere pronunciato. Un momento, anche se si è comportato male in aula, non abbiamo abbastanza elementi per condannarlo. Puoi anche dire che si comporta molto male. Non si può prendere la cosa alla leggera. Dovremmo svolgere delle indagini per essere certi che sia colpevole. Bacchus, Yuka si è unito al branco solo dalla settimana scorsa, vero? Sì, esatto. Stavamo facendo il bagno come al solito quando a un tratto... Lasciatemi passare! Via! Largo! Largo, detto! E tu chi saresti? Non sapete chi sono, eppure siete degli ippopotami, dovreste saperlo qual è il mio nome. Aprite le orecchie e ascoltate quello che sto per dirvi. Io sono il grandissimo Yuk, l'insuperabile Yuk. E tutti, dico tutti, in questo continente sanno chi sono. Avete capito o devo ripeterlo un'altra volta? Se devo proprio essere sincero, non ho mai sentito parlare di te in 30 anni di vita. È una menzogna, ti darò una bella lezione così imparerai a fare l'insolente. Dacci un taglio, tutta questa faccenda mi ha messo appetito. Da quel momento Yuk si stabilì definitivamente con il nostro branco. Inutile negare che in virtù del suo carattere, diciamo, esigente, ha sempre goduto di parecchi privilegi nella nostra comunità. Insomma, intendi dire che da quando è arrivato vi ha creato qualche problema? Beh, forse qualcuno sì, ma io sono un tipo tranquillo e ho preferito evitare polemiche. Yuk merita di essere condannato. Ha ragione! Hanno ragione! Yuk è un compante bello e buono e deve essere punito. Ma scusa, gli aeroni liberano gli ippopotami dai residui di cibo che rimangono tra le loro zanne. È il loro lavoro e dunque hanno bisogno gli uni degli altri. Perché Yuk avrebbe dovuto fare del male a un aeroporto? È accaduto tutto il giorno prima di quel grande temporale. Ehi, voi, aeroni! Le mie gengive hanno bisogno di una ripulita. Qualcuno di voi deve entrare nella mia bocca. Vieni tu! Io ho paura! Ehi, ti conviene obbedire immediatamente o ti farò passare un brutto guaio. Posso farlo io. Tom! Stai tranquilla, mamma. Apri la bocca, forza. Wow, c'è un bel po' di lavoro. Ci vorrà molto tempo per pulire tutto. Sei pronto? Ehi, un momento, che cosa stai facendo? Evviva! Te l'ho fatta, l'attacco! E poi? Piccolo teppista, questa non la passi liscio! So bene che anche Tom ha avuto le sue colpe, ma non meritava di fare quella fino. Ora sappiamo che Yuk doveva essere particolarmente arrabbiato con Tom, però questo non significa ancora che sia stato lui a provocare la sua scomparsa. Occorrono altre prove. Kimba, vieni con noi, abbiamo trovato dei nuovi indizi! Queste sono prove inconfutabili. Kimba, ora ti renderai conto anche tu che non possiamo esimerci dal condannare Yuk al massimo della pena. Così è deciso. Ma nonostante le nuove prove emerse, Kimba non è convinto che si sia arrivati alla verità e vuole vederci più chiaro. Yuk, io non credo che tu sia responsabile di quello che è accaduto a Tom. Ti assicuro che ti puoi fidare di me. Puoi raccontarmi tutta la verità. Dimmi da dove vieni, ti prego. Non me lo ricordo. Sono sicuro che Yuk nasconde un segreto. Che ti succede, Yuk? Hai freddo?
Ti porto qualcosa per coprirti. No, no, aspetta. Resta qui. Ehi, Yuk, non avrai paura dei tuoni, vero? Non dire sciocchezze. Io sono il grandissimo Yuk, conosciuto in tutto il continente nero. Come potrei avere paura dei tuoni? E va bene, resterò qui con te, però mi devi promettere che mi racconterai da dove vieni. D'accordo, ti racconterò tutto. Io vengo da Pore Pore. Vieni da Pore Pore? Kimba aveva sempre sospettato che dietro le prepotenze di Yuk dovessero esserci delle motivazioni segrete. Quel povero ippopotamo doveva aver vissuto qualche trauma nel passato, qualche esperienza dolorosa che lo aveva spinto ad abbandonare la sua giungla e a prendersi una specie di rivincita su tutti gli animali che incontrava. L'unico modo per saperne di più era raggiungere la sua terra d'origine e svolgere delle indagini. Kimba si sottopose così al lungo viaggio verso la foresta di Pore Pore. Scalò montagne, attraversò fiumi, percorse pianure sterminate e finalmente... Ce l'ho fatta! Sono arrivato nella zona di Pore Pore! C'era qualcosa di strano in quell'angolo d'Africa. Una specie di silenzio opprimente, una pace innaturale e non si vedevano animali in giro. Kimba dovette girare in lungo e in largo prima di imbattersi in qualche essere vivente. È facile prendersela con gli animali più piccoli, vero? Ti ringrazio, non so cosa avrei fatto senza di te. Non preoccuparti, ma un'altra volta cerca di stare più attento. È arrivato uno straniero. Oh, guarda, un leone bianco. Dobbiamo occuparci subito di lui. No, aspetta un momento. Salve a tutti, mi presento, il mio nome è Kimba. Oh, oh, sei venuto qui soltanto per presentarti? No, sto cercando delle informazioni su un ippopotamo di nome Yuk. Yuk, hai detto? Mi spiace, ma non abbiamo mai conosciuto un ippopotamo con questo nome. Eppure lui mi aveva detto che proveniva da qui. Ti piace la mia collezione di zanne? Le ho strappate tutte ai miei nemici in battaglia. Ora che ci penso io che non aveva le zanne? Quelle sono le ultime che ho conquistato. Le ho strappate a un ippopotamo di nome che... Quanto tempo fa è successo? Lasciami pensare. Circa una decina di giorni fa. Ma era un tipo tutto fumo e niente arrosto. E poi che ne è stato di questo kid? Se n'è andato con l'aria sconsolata. Chissà dove è finito. Se ti interessa, io l'ho incontrato. Dove? Nella giungla, durante il terribile temporale che è scoppiato l'altro giorno. Non è una cosa buffa? Un ippopotamo terrorizzato da tuoni e lampi? Le prove bianche davanti alla caverna erano di Luke. Per favore, Luke, voglio che tu venga con me. Mi serve la tua testimonianza. Ti scongiuro, è importante. Ehi, un momento, leoncino. Quell'airone appartiene al mio branco. Non va da nessuna parte senza la mia autorizzazione. Devi sfidarlo. Cosa? La mia collezione comprende tante zanne di ippopotamo, però non ho nemmeno un dente di leone. E quello di un leone bianco è molto raro. L'atmosfera si fa molto tesa. Tutti gli ippopotami osservano Kimba aspettando la sua decisione. Il pensiero di Kimba vola al povero Yuk, chiuso nella sua prigione in attesa di una inevitabile e probabilmente ingiusta condanna.
imputato e colpevole. Accetto la sfida. Cosa aspetti? Tutto qui, quello che sai fare? Ora vedrai. È stato un grande onore per noi poterti aiutare. E poi facevate un baccano insopportabile. Dovevamo farvi smettere. E di lui cosa ne farai? Ho combattuto tante volte contro molti altri avversari, ma oggi riconosco di essere stato battuto. Puoi portare Luke con te. Non so proprio come ringraziarti. Non hai motivo di ringraziarmi. Il merito è stato tuo. Adesso è meglio che andiate. In effetti siamo già in ritardo. Muoviamoci. Aspetta! Sappi che se ripasserai di qui sarai sempre il benvenuto! Grazie! Kimba si lancia al galoppo, seguito dal suo super testimone. Li aspetta un viaggio molto lungo, non c'è tempo da perdere. Ma dove sono gli aironi? Tutti questi insetti mi stanno facendo impazzire. Ci vorrebbe una bella grattata. Non c'è niente di meglio che farsi grattare la schiena degli aironi. Oh, guarda! Eccoli là! Finalmente siete arrivati, non ce la facevamo più. Mi dispiace molto per voi, ragazzi, ma abbiamo deciso di scendere tutti in sciopero. Cosa? Proprio così, non riprenderemo il lavoro fino a quando Hugh non verrà condannato. Ragazzi, propongo di pensare a noi stessi e di dare una lezione a Hugh. Giusto! Bravo! Bravo! Coraggio, amici, seguitemi! Quel che è troppo è troppo. Ci sono cose che nemmeno il più pacifico branco di ippopotami della giungla può sopportare, e una di queste è uno sciopero degli aironi. Da quando è arrivato, Hugh non ha fatto altro che causare guai. Parecchie intemperanze gli sono state perdonate, ma questa è la goccia che fa traboccare il vaso. Ora quel prepotente avrà la punizione che si merita. Facendo tremare la terra sotto i propri piedi, il branco di ippopotami si dirige verso il luogo in cui il responsabile di quella situazione attende di essere giudicato. Aspettate! Sono tornato! Questa è buona! Io stavo piangendo in una caverna, ma inventano un'altra! Intendi dire che non mi hai mai vista prima? Proprio così! Luke, quel tipo è responsabile della scomparsa del nostro adorato Tom! Prima di dire qualcosa! Silenzio in aula! Vorrei rivolgerti una domanda, Hugh. Puoi spiegare alla corte come mai non hai le zanne? Questa non è una domanda pertinente. Non sarà che le hai perse in un combattimento contro un ippopotamo cattivo? Stai zitto! Credi che Hugh non sia capace di difendersi da solo? Ma allora spiegaci. È che ho mangiato troppo miele e le zanne mi si sono cariate. Ne sei proprio sicuro? Ma certo, è tutta colpa della carie. Bene, ora la giuria può finalmente pronunciare il verdetto. Chi tra voi ritiene che l'imputato sia innocente? Io sono sicuro che Hugh sia innocente. Sta soltanto giocando a fare il duro, dico davvero. Mi dispiace, ma tu non fai parte della giuria e non hai diritto di parola. Chi ritiene che Hugh sia colpevole? Io!
Molto bene, dal momento che il verdetto di colpevolezza è unanime, lo condanno al massimo della pena. Sarà imprigionato fino al termine dei suoi giorni, così non potrà più nuocere a nessun animale. Un momento, non sono stato io, lo giuro, io non c'entro niente. Non pensavo che saremmo arrivati a questo punto, che mi sarebbe stato inflitto il massimo della pena. Per questo non ho detto la verità. La storia delle zanne è vera, così come è vero che i tuoni mi terrorizzano. Diglielo tu, Luke. Ma bravo, adesso ti faccio comodo, testone. Però ormai il verdetto è stato pronunciato. Lo so, ma Luke non può essere condannato, è innocente. Hai stabilito tu le leggi del nostro tribunale, lo hai dimenticato? Se per primo dai il cattivo esempio e non le metti in pratica, come puoi pretendere che le cose funzionino? Questo è un caso particolare, sappiamo che Luke è innocente. E chi lo dice? Non ne siamo affatto sicuri. Ritira quello che hai detto! Ehi, smettetela! Ordine in aula! Ordine in aula, ordine! Lo scontro tra Kimba e gli ippopotami era ormai degenerato, coinvolgendo tutti gli animali presenti. Il tribunale era diventato un vero e proprio campo di battaglia. Ormai solo un evento eccezionale avrebbe potuto fermare quella rissa. Questa poi, Tom è tornato. Che bello! Dove sei stato per tutto questo tempo? Ero andato a pescare, ma poi sono stato trascinato via dalla corrente. Per fortuna un antilope molto gentile mi ha visto in difficoltà e mi ha tirato fuori dall'acqua. Finalmente, Tom, non sai quanto sono contento di vederti. Di una cosa possiamo essere certi. Dopo questa esperienza, Luke non giocherà più a fare il duro. Finalmente, tutto è tornato alla normalità nel branco degli ippopotami. Vuoi che ti presti il mio airone per una grattatina? Oh no, grazie. Ho già chi si occupa di me. Sembra che il nostro amico Luke sia molto più tranquillo adesso, eh? In fondo non è mai stato cattivo. Doveva solamente imparare a comportarsi con più gentilezza e socializzare con gli altri animali. Luke, l'ippopotamo sbruffone e prepotente, si è finalmente ravveduto. Ma questa esperienza non è servita da lezione soltanto a lui. Gli aironi, gli ippopotami e tutti gli altri animali stavano per commettere una terribile ingiustizia, condannando il povero pachiderma alla prigionia per un reato che non aveva commesso. Ora, tutti hanno imparato che per garantire giustizia e serenità non si devono giudicare gli altri frettolosamente o sull'onda di spinte emotive. Bisogna sempre cercare la verità fino in fondo. Check.
cucciolo di re, lo scoprirai da